Partita IVA giovani. Tutte le volte che acquisisco un nuovo cliente molto giovane mi chiede: ma esiste una partita IVA giovani? Abbiamo noi under 35 delle agevolazioni per aprire una partita IVA? Quali sono i costi per i giovani per aprire una partita IVA? Lo vediamo in questo breve video dopo la sigla. Vi svelo un segreto: non esiste la partita IVA giovani. Purtroppo ci sono dei regimi fiscali che sono particolarmente convenienti per i giovani, ma non esiste una vera e propria partita IVA per i giovani. Il regime più conveniente, se sei un giovane imprenditore o professionista che sta prendendo la partita IVA, è sicuramente il regime forfettario. Però questo regime può essere scelto anche da un soggetto che ha 60 anni, 70 anni, non soltanto se ne ha 20. Però è particolarmente conveniente se stai avviando la tua attività, in quanto c'è una tassazione molto bassa se hai un fatturato inferiore agli 85.000 euro. Tra l'altro abbiamo girato un video specifico che approfondisce questo regime. Te lo lascio in alto. Se è la prima volta che apri la partita IVA, puoi aderire al regime startup, il regime forfettario, quindi pagare per i primi 5 anni un'imposta sostitutiva del 5% e poi dal quinto anno il 15%. Quindi il regime startup è sicuramente un'agevolazione che si può optare nel regime forfettario se si è alla prima esperienza imprenditoriale con partita IVA. Quando ho aperto Fido Commercialista, anche io mi stavo informando per cercare di capire se c'era una partita IVA, un tipo in regime fiscale agevolato per i giovani. Io a quell'epoca avevo 24 anni e stavo cercando di capire se potessi avere delle agevolazioni. Girai il lungo e il largo e tutti mi dissero che non esisteva una partita IVA per i giovani, però esistevano delle agevolazioni, dei bandi ai quali, se si è giovani, è possibile aderire con maggiore probabilità e vincerli. E ad esempio io partecipai a un bando startup dell'Unione Europea. Quindi vi invito a verificare se nella vostra regione o nel momento in cui state aprendo voi la vostra attività sono presenti agevolazioni, strumenti di finanza agevolata ai quali si può aderire in quanto giovani. Per fare questo vi consiglio di affidarvi a una struttura esperta in finanza agevolata che possa seguirvi dopo la costituzione della società, nella redazione del bando, del business plan e la presentazione dello stesso. Se vuoi avviare un'attività e sei molto giovane, puoi anche optare per un commercialista online, un commercialista digitale come Fido Commercialista, che ti permette di risparmiare tempo e denaro nella gestione delle attività burocratiche se sei pratico con il computer e hai un approccio digitale alle comunicazioni. Se invece vuoi costituire una startup o una SRL, puoi sempre tramite Fido Commercialista costituirla online, risparmiando circa il 50% sui costi di costituzione. Inoltre, una volta che avrai magari individuato un bando o uno strumento di finanza agevolata per il quale puoi presentare domanda, il team di Fido Commercialista può supportarti nella preparazione dei documenti volti alla presentazione del bando. Se il video ti è piaciuto, segui il canale e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative fiscali in continuo divenire.